La strada della stella è una strada particolare che attraversa la città vecchia di Betlemme. Lunga circa 1 chilometro, è stata inserita nel 2012 nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO come percorso dei pellegrini. Una via dal ricco retaggio storico e culturale che inizia alla rotatoria della sede dell'Azione Cattolica e finisce all'arco chiamato Zarrara, conosciuto anche dagli abitanti locali come Porta di Damasco, antico e formale ingresso alla città. Secondo la tradizione cristiana, fu percorsa dalla Sacra Famiglia quando giunse nella città di Betlemme per la nascita di Gesù. Avevamo qui dei ristoranti, una carpenteria, un laboratorio della famiglia Bandak e un altro della famiglia Mahahaya, oltre a botteghe di legno d'ulivo. Tutte si affacciavano su questa strada. Dai giorni del progetto di Betlemme 2000 la strada è rimasta chiusa per lungo tempo. La gente passa altrove, tralasciando questo percorso. Ogni tanto la Camera di Commercio e il Comune cercano di rianimare la strada e allora si nota per un paio di giorni qualche movimento. Poi tutto torna come prima. Ci sono qui oltre 120 negozi, per la maggior parte chiusi, mentre nel passato tutti erano aperti. Un passaggio che nel tempo ha avuto numerosi soprannomi, strada dei patriarchi, perché da qui ogni anno passa la tradizionale processione alla vigilia di Natale, o strada dei Tarashme, dall'arabo traduttori, perché numerosi abitanti della città esercitano la professione di guide per i pellegrini. Un percorso che presenta un'architettura piuttosto tradizionale, corredata da elementi scritti e decorativi, dai tratti religiosi. Questa è la strada più antica della città. Il Papa e i patriarchi sono passati di qui in occasione delle celebrazioni. Passavano inoltre i cortei di nozze, eccetera. Oggi è diventata come la strada di una città fantasma. Io abito su questa strada dal 1951, quando mi sono sposata. Allora era piena di gente, c'erano falegnami e maniscalchi e tante caffetterie. La strada era il centro vitale della città, poiché era la via principale verso la chiesa della Natività. Su questa storica via si affacciano ripide scale che introducono a piccoli cortili. Proprio uno di questi è stato recentemente ristrutturato come parte di un progetto per ridare vita a questo tratto di strada, un tempo molto vivace e operosa. La strada richiede tante iniziative per riprendere vigore. La presenza della scuola di icone a Betlemme attrae nuovi studenti e aggiunge un significato di novità alla vita spirituale in Palestina oggi. Si parla troppo delle iniziative commerciali, ma la gente viene anche per visitare la chiesa e fare il pellegrinaggio. Vengono qui perché amano Gesù, quindi occorre avere a disposizione risorse e strutture che rispondano a queste esigenze. And we really need to invest in making sure that there are facilities and resources which really meet those needs.